protezione internazionale. Grazie per un minuto, l'onorevole Picerno. Sì, grazie Presidente, signor Commissario. La situazione in Afghanistan, come è stato detto già da diversi colleghi e come sappiamo, è una situazione molto, molto complicata, molto difficile e stenta ad evolversi. La conferenza di Bruxelles di qualche settimana fa ha dato finalmente un segnale positivo per il futuro degli afghani, per il futuro del processo di pace, perché qui non possiamo che essere soddisfatti, fieri evidentemente della generosità dei paesi donatori, anche del lavoro svolto dall'Unione Europea che ha messo in campo una cifra importante. Però è bene essere chiari, come lo sono stati anche altri colleghi che mi hanno preceduto. Noi ci aspettiamo un monitoraggio minuzioso, attento, preciso di questi aiuti che saranno inviati perché possano essere utilizzati effettivamente a beneficio degli afghani, soprattutto delle donne e dei giovani e per lo sviluppo. Perché quello che è assolutamente evidente è che tutto questo non si può tradurre in uno scambio surrettizio per diminuire la pressione migratoria sull'Unione Europea. Grazie onorevole Picerno. Passiamo alla procedura Catch the Eye. Ha facoltà l'onorevole Gomes. Politica esterna dell'Unione La politica estera dell'Unione Europea,